Eccolo qui, appena sbarcato al porto Empedoclino, accompagnato dagli agenti. Si muove a testa bassa, poi dentro la volante e via, destinazione Contrada Petrusa. Al-Qaed Ben Salem, 35 anni, nella tarda serata di ieri è stato portato al carcere di Agrigento e accusato di essere il timoniere del barcone della morte, affondato giovedì scorso al largo dell'isola dei Conigli a Lampedusa. Il tunisino, denominato anche per il colore della carnagione White Man, deve rispondere di favoreggiamento di immigrazione clandestina, omicidio volontario plurimo e naufragio. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento. E c'è un altro filone che riguarda questa strage. Si tratta del reato di tratta di esseri umani, che se ne occuperà la DDA di Palermo. E questo perché gli inquirenti ipotizzano che dietro il viaggio ci sia una organizzazione internazionale ben strutturata.